Cortona è tornata ad avere dei numeri turistici importantissimi e questo è un appuntamento che non poteva mancare. Fino all'ultimo sono state un po' di incertezze dovute all'organizzazione, ma comunque adesso siamo qua e sono convinto che ci sarà un grandissimo afflusso. C'è veramente molta gente a Cortona, questo è il primo aspetto importante sia per la città che per noi. E questo lascia ben sperare che queste serate possano essere molto interessanti anche per la sagra, quindi abbiamo visto c'è già un buon flusso questa sera che è un po' diciamo si dà l'inizio della sagra e quindi siamo positivi. C'è un forte impegno della nostra società sportiva e questo rappresenta un collante e anche un momento in cui si vive, ci si unisce, si vive insieme quello spirito che poi dopo troviamo anche durante l'anno. Sono almeno una trentina diretti, diciamo così, all'interno delle serate della sagra, ma si girano una cinquantina di persone per quanto riguarda i preparativi, per piazzare le strutture, per tutto quello che è il lavoro preparatorio alla sagra stessa. Ci saranno concerti in piazza, ci saranno appunto la sagra della bistecca, sono in corso anche due mostre importantissime, quella di Pietro da Cortona, Cortona on the Move, ricordo anche l'altra che riguarda Guernica di Picasso a Palazzo Ferretti, ma poi soprattutto c'è una grandissima attesa per l'apertura il 19 della Cortona Antiquaria, che appunto ci saranno molte sorprese e grandissimi ospiti.